Onorevoli colleghi, nella serata del 18 dicembre scorso è improvvisamente scomparso all'età di 70 anni Tommaso Paola Padoa Schioppa, insigne economista e ministro dell'Economia e delle Finanze nella scorsa legislatura. Nato a Belluno nel 1940, dopo un brillante percorso di studi concluso con il master in economia al MIT di Boston, ricoprì prestigiosi incarichi di vertice nelle principali istituzioni italiane ed internazionali, in cui diede prova di straordinaria professionalità e preziosa dedizione all'interesse pubblico. È proprio con lo spirito di intelligente e leale servitore dello Stato che Padoa Schioppa svolge prima il ruolo di responsabile della Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea, poi di Vice Direttore Generale della Banca d'Italia e successivamente di Presidente della Consob. Del suo stimato impegno professionale si ricorda in particolare il concreto contributo all'introduzione della moneta unica, nonché alla realizzazione e al consolidamento della Banca Centrale e del Sistema Europeo di Banche Centrali. Ciò è testimoniato dapprima dall'intensa collaborazione con il Presidente della Commissione Delors e successivamente dall'incarico di componente del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea. Oltre a comprendere che il futuro del nostro Paese non avrebbe potuto prescindere dal rafforzamento della sua collocazione internazionale, ha avuto l'indiscutibile merito di evidenziare, sia nelle vesti di economista che di ministro dell'economia, l'indispensabilità di politiche economiche dirette a contrastare l'insostenibile debito pubblico italiano. Tale visione, pienamente condivisibile, ha indubbiamente contribuito ad attenuare per l'Italia gli effetti della recente crisi finanziaria internazionale. La Presidenza, nell'associarsi ai sensi di profondo cordoglio già manifestati ieri dal Presidente Schifani alla famiglia del compianto professor Padoa Schioppa, è certa di interpretare i sentimenti di tutti i colleghi nell'invitare l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio in suo commosso ricordo. Consentitemi anche di aggiungere il mio personale cordoglio per un uomo di grande rigore, un economista autorevole, è un convinto sostenitore della moneta unica europea. Un minuto di cordoglio.